Nella puntata precedente. Password ataviche. Così adesso piombi in casa mia in piena notte? Non è certo difficile trovarti in casa, ma l'effetto sorpresa mi intriga sempre. Davvero una sorpresa meravigliosa. Un caffè? Non hai per caso uno scotch? Il solito ubriacone. No, non ho alcolici in casa. E così hai deciso di fare il recluso? Perché? Ti sembra saggio uscire? Vivere la vita, o meglio, quello che ti è rimasto. Questo mi sembra saggio. E secondo te dovrei fare come quei ragazzini idioti per strada, abbracciati, appiccicati? Ah, che schifo! Magari potresti cominciare richiamando qualche misteriosa dama. Dama? Sei tu che hai messo l'annuncio per la stanza in affitto. L'annuncio! Devo cercare l'annuncio! Allora, il sito è questo. Devo vedere gli ultimi visitatori. Digitare la password. Oh, la password! Chi se la ricorda la password? Buongiorno, siamo pronti per la nostra seduta. Puntuale come la morte. Cosa ci posso fare? In casa mi sento più a mio agio, più sicuro. Non vedo gente, niente scocciature. Meglio di così? Dunque, questo suo disagio viene da lontano. Disagio? Ma che disagio? È una fortuna! Così le sembra, esteriormente, ma dentro sta soffrendo come un cane. Ma
Sarà. Chiuda gli occhi. Bene. Ora con la mente torni indietro. Adesso è un bambino che sta giocando. Ora tua madre la sta chiamando da casa. La chiama con il nome con cui usava chiamarla da bambino. Da bambino. Signor Ernesto, come la chiamava sua madre da bambino? Non lo ricordo bene. Mi chiamava... Ma è la password! Lei è un genio! Oh, non è il primo che me lo dice. Certo no. Non ho bisogno di conferme. Ma è pur sempre un rinforzo all'autostima. Ora mi scusi, la saluto. Ho da fare, alla prossima. Ma non abbiamo finito. Ultime tre visite. Tre numeri di telefono. Ah, e vai! Sicuramente uno sarà il suo. Buongiorno. La vita eterna ci attende. Che cosa? Egli ci chiede di liberarci di tutta l'esistenza terrena. Egli? Tutto quello che è accaduto in questi mesi, forse... Vuole dirci qualcosa? Poteva fare una telefonata. Speriamo che siano finite le scocciature. Proviamo con il primo. Risponde l'agenzia immobiliare La Dimora. Siamo interessati al suo immobile. Non è questo. Proviamo con il secondo. Secondo. Il numero da lei chiamato è inesistente o disattivato. Maledizione, neanche questo. Proviamo con il terzo. Pronto?